Undicesimo episodio. Di che diamine parlo ora? Tra l'altro, prima o poi finirò gli argomenti completamente. Devo imparare altre cose da fare davanti allo schermo, tipo quel ballo irlandese che non passa mai di moda. Martino e Maggie. Domani cerco un addestratore bravo e li strumentalizzo. Mondo reale! Ciao! Bentornato a me dalle spirali mentali. Partiamo con un aneddoto. Quando mi faccio la doccia, mi lavo più volte negli stessi punti. Sento un gruppetto di internet ridere là. Voi che sapete? Ricordatevi che so dove abitate. Ah, bello fare outing. Sì, mentre mi lavo, mi dimentico cosa ho appena fatto e per sicurezza mi rilavo. Due scelte. Uno, sono una persona con problemi seri. O due, sono una persona con problemi. Chiamatemi un ottimista, ma per me quel momento della giornata è il più produttivo. Uno dei miei due studi è nato sotto la doccia. Abbiamo depositato un brevetto, nato sotto la doccia. Questo canale è nato sotto la doccia. Che doccia avrò mai? Non sono necessariamente delle buone idee, ma sono delle idee. Ma usciamo dalla doccia. Entriamo in metro, o facciamo colazione, o guidiamo la macchina. Sono tantissime le situazioni dove le azioni che compiamo vanno in pilota automatico. E noi partiamo per un viaggio mentale di puro mind wandering. Cosa devo fare oggi? Sarà andato bene quell'esame? Forse era meglio evitare di farlo. Torna tra noi, siamo qui per farci luce. E quindi facciamo luce. Default Mode Network, detta anche DMN, detta anche Oh Shit Circuit. Davvero, è una parte del nostro cervello. O meglio, non è una parte, è una network che si attiva quando non dobbiamo compiere dei task articolati. Quando siamo annoiati, quando non facciamo niente, quando siamo appunto in una situazione di default. Ma che cosa fa? Beh, dal momento che sei annoiato, ti porta in altri mondi. Quello della riflessione, o critica del sé, ti porta nel passato e nel futuro. Perché il presente, meh. Ti fa pensare alle azioni compiute o che dovrai compiere. Crea le cosiddette teorie della mente, ovvero ti fa immaginare gli stati mentali degli altri, influenzando la tua ragione morale ed etica. E porta il pensiero sul sé esperienziale, dove generiamo le storie che connettono quello che succede con la storia di chi siamo. È la stazione centrale di tutti i concetti che riguardano la costruzione e l'alimentazione del nostro ego. Quindi, se sono in questa situazione di ruminazione e di colpo mi trovo a dover eseguire un task, cosa succede? Beh, si spegne. Off. E al suo posto si accende la TPN, Task Positive Network. Quella del qui ed ora. Quella che mette in connessione tutte le funzioni atte a risolvere il mio task al meglio. Quando una network è attiva, l'altra non può esserlo. Il che mi ricorda un film del 2003, La macchia umana. Famoso per la citazione di Anthony Hopkins. Grande Antonio. L'azione è nemica del pensiero. Per 15 anni è stato mio mantra e solo ora mi accorgo avere forte fondamento scientifico. Ma pensa, perché questo tema è interessantissimo? Perché il nostro modo di vivere, di stare bene o di stare male, è fortemente legato a quanto siamo capaci di gestire e bilanciare queste due network. La Task Positive Network ha il vantaggio di tenere la mente lontana dai pensieri, quindi per esempio ci può dare una tregua da quelli che consideriamo essere dei problemi. La stessa meditazione è un esercizio atto ad essere nel qui ed ora il più possibile. Ragiona sul task del respirare, sentire il battito cardiaco, suoni, odori. È un esercizio volto ad attivare la Task Positive Network in modo da poter spegnere la Default Mode Network, così da non farci cadere nell'ansia, nella paura, nella critica del sé. Dall'altro lato, per poter elaborare quello che mi è accaduto durante il giorno, devo potermi fermare per assorbire e interiorizzare quello che ho vissuto. Quindi magari meglio stimolare la Default Mode Network. Mi tolgo dai social e mi do del tempo per pensare a me, cosa che purtroppo negli ultimi tempi accade sempre meno. Dall'altra parte però la DMN tende a non provocare mai soddisfazione, no, mi sa te. Perché pensando il più delle volte a proiezioni verso il passato o verso il futuro, accade poche volte che questo tipo di ragionamento possa essere appagante. Quindi se da un lato solidifico e registro il mio vissuto aiutandomi a pianificare e a ragionare, dall'altro può provocarmi dello stress. Può darmi quella sensazione del lasciami in pace, mente. Il trucco per una buona vita sembra sia nel dare la giusta dose di tempo per entrambe. Un po' una e un po' l'altra. In questo senso, per esempio, c'è un metodo efficace per risolvere molti problemi. Procrastinare. Sì, avete sentito bene. A patto di conoscere il task che dovrò compiere, posso prendermi una pausa da realizzarlo. Senza nessuno scopo, senza doverci pensare. La Default Mode Network farà il resto. Il cervello non sarà spento, ma starà creando nel background nuove connessioni. E sappiamo anche come lo fa. In tre modi. Distorcendo le informazioni in possesso, rompendo le nostre aspettative e mixando le idee con altre idee. Lasciandoci spazio per vagare con la mente, senza pressioni di sorta, si può tornare al task con una visione più evoluta sul come affrontarlo.
farlo. Questa in verità è una tecnica adottata tra alcune delle menti più grandi al mondo. L'aneddoto più conosciuto è forse quello di Martin Luther King Jr., che solo pochi minuti prima di eseguire il proprio speech ha aggiunto le parole I have a dream. Hey, no, non significa fare le cose all'ultimo. Significa suddividere il tempo a disposizione nell'eseguire un task tra il pensare razionalmente a come risolverlo e a trovare del tempo per prendersi delle vere e proprie pause. Si dice infatti che la creatività sia espressa al meglio proprio quando c'è un bilanciamento tra le due network. Un altro tema molto particolare e molto interessante è l'esplorazione del sé a default mode network spenta. Sì, avete capito bene. Ci sono metodi, come la meditazione o i trip con gli acidi, e anche la musica al vino rosso fanno miracoli, che ci permettono di deattivare la default mode network e creare allo stesso tempo un'esplosione di connessioni molto particolari nel nostro cervello. È un argomento estremamente interessante ed è al centro di numerose recenti ricerche nel mondo delle neuroscienze e della medicina. In sostanza, questi metodi portano la mente a ragionare su temi molto profondi, dissolvendo allo stesso tempo il nostro ego. Così che liberi da pregiudizi e critiche su quale sia il nostro posto nel mondo, ci sentiamo liberi di amare tutti quanti e di abbracciare la vita come Alice nel Paese delle Meraviglie. Vediamo chi comprende la connessione qui. In sostanza è un argomento troppo affascinante e vasto per essere espresso in un solo episodio. Per cui, fine prima parte. Vai, viaggia con la mente. BMN, Bastard Mode Network. Molto attiva in me quando ho appena finito la produzione di un intero episodio. Ora mi calmo.